Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi cominciamo a scrivere qualcosina di più e cominciamo con la selezione. Quindi, vedere come viene gestita in Python la selezione semplice, la selezione avanzata e la selezione avanzata con le if. Allora, prendiamo un esempio, inseriamo due numeri dividendo e divisore e vogliamo calcolare il resto. Ovviamente questo si può fare solo se il divisore è diverso da 0, quindi facciamo così: a uguale int input. Vi ricordo che la funzione input ritorna sempre una stringa. Inserisci il dividendo e dopo faremo anche b uguale int input, inserisci il divisore. Perfetto. Allora, se tutto funziona, dovremmo avere un quoziente uguale ad a fratto b e un resto uguale ad a per cento b. Ok? Questo è quello che dovremmo avere, quindi eseguiamo, vediamo cosa succede. Aspettiamo pazientemente la prima volta, adesso che lo sto facendo girare, quindi Colab si deve collegare al motore backend di Google Colab, quindi il dividendo 5, il divisore 2, ecco, però non ho messo il print, quindi non mi fa nulla. Quindi ovviamente, scusate, facciamo così, print, e facciamo resto, anzi, costruiamoci la stringa, resto, due punti, virgola, resto, e prima ci mettiamo print, quoziente, due punti, virgola, quoziente. Se avete bisogno di andare a rivedere come si costruiscono gli output, andate a vedere il video corrispondente. Allora, ripeto, dividendo 5, divisore 2, quoziente 2,5 e resto 1. Allora, qual è qua il problema? Il quoziente ovviamente è 2,5, ma io avrei voluto un quoziente intero, quindi tac, aggiungiamo un operatore in Python. Il quoziente intero, o meglio il risultato, proprio il quoziente di per sé. Quindi il risultato di una divisione, se voglio la parte intera, devo mettere diviso, diviso, fratto, fratto. Quindi eseguiamo di nuovo 5 il dividendo, 2 il divisore, eccolo qua, quoziente 2, resto 1. Se metto semplicemente l'operatore divisione, ovviamente ottengo il risultato proprio con il rapporto, il risultato con la virgola, ma a questo punto non ha senso chiamarlo quoziente, che in matematica è la parte intera della divisione, e tantomeno senso andare a calcolarci il resto. Questo funziona tutto, però funziona ovviamente solo nell'ipotesi in cui b, il divisore, sia diverso da 0. Quindi potremmo andare, prima di calcolare il resto, a controllare il valore del divisore. Quindi possiamo dire if b diverso da 0, due punti a capo. Allora, la selezione, questa è la struttura if, la condizione, non servono le parentesi, due punti a capo. A capo è un blocco, deve essere indentato. Quindi, se b è diverso da 0, possiamo andare a farci tutta questa cosa qua, giusto? Quindi, se b è diverso da 0, calcoleremo il resto, visualizzeremo il quoziente e visualizzeremo il resto. Altrimenti, else, due punti, manderemo in output print semplicemente un messaggio impossibile. Ok? Proviamo. Vediamo subito. Quindi, anzi, il dividendo 5, il divisore metto 0 e invece mi dà errore. Fatemi vedere dove sta l'errore. L'errore sta nel fatto che ovviamente anche il quoziente taglia, lo devo subordinare il calcolo del quoziente
al fatto che b sia diverso da 0. Quindi rifacciamo dividendo 5 divisore 0. Eccolo qua, impossibile. Se invece faccio dividendo 5 divisore 4, eccolo qua che risulta quoziente 1 e resto 1. Questa è la selezione semplice. Cancelliamo qua. Potremmo utilizzare una selezione avanzata, quindi potrebbe esserci il caso in cui, ad esempio, andiamo a mettere un if dentro un altro. Ok, quindi abbiamo questo caso. Riprendiamo sempre l'esempio di questa divisione, perché potremmo avere anche il caso indeterminato. Quando è che la soluzione è determinata? Quando sia il dividendo che il divisore sono pari a 0. Quindi, se il divisore, scusate, è diverso da 0, va bene tutto. Però se uguale a 0, dobbiamo andare a controllare anche il divisore. Quindi possiamo aggiungere if a diverso da 0. Quindi se anche il divisore è diverso da 0, effettivamente abbiamo impossibile. Altrimenti, else, abbiamo print indeterminato, indeterminata. Eseguiamo e vediamo se funziona tutto. Allora mettiamo entrambi 0 e risulta indeterminata. Perfetto. Mettiamo 5 e il dividendo 0, impossibile, e rimettiamo 6 e 4 e risulta quoziente 1, resto 2. Perfetto. Questa è la prima modalità di gestirci la selezione, quindi abbiamo la selezione con l'if else, e volendo possiamo andare ad annidare all'interno del blocco if o all'interno del blocco else, a seconda di quello che richiede no la nostra soluzione, altri if ed else. Vediamo ora il discorso della selezione avanzata con gli elif. Per chi viene da altri linguaggi sicuramente conosce la struttura switch, che consente di controllare una condizione e senza dover andare a continuare a fare else if, else if, quindi una serie di if annidati. In Python non esiste questa soluzione, ma si usa un'altra soluzione, un'altra struttura che è l'elif, ed è altrettanto comoda. Facciamo un esempio, facciamo inserire dall'utente un numero che corrisponde al numero del giorno della settimana, ad esempio. Quindi mettiamo int, inserisci il numero corrispondente al giorno della settimana. Perfetto. A questo punto il numero sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 in teoria. Quindi noi vogliamo stampare in corrispondenza del numero il giorno. Quindi if num uguale a 1, stamperemo print lunedì, giusto? E dovremmo avere else if. In realtà Python, in maniera un pochettino più veloce, ci consente di contrarre il tutto e di usare la struttura, o meglio, l'operatore elif, che sta per else if. Quindi elif num uguale a 2, martedì e così via. Quindi a seconda del valore di numero visualizziamo il giorno della settimana corrispondente. Al termine è buona norma concludere con un else, ed esempio print numero non valido. L'else corrisponde, per chi viene da altri linguaggi, al default all'interno dello switch. Quindi verifichiamo e testiamo il nostro programma. Qua mi dice che c'è un errore. L'errore è perché ho dimenticato input qua e qui, scusate, sto facendo un pasticcio dietro l'altro. Int input, questo via, input inserisci il numero, perfetto. Andiamo, perfetto, inserisci il numero corrispondente al giorno della settimana, mettiamo 5 e vediamo venerdì.
Se inserisco un numero non valido, ad esempio 12, mi dice numero non valido. Perfetto. Abbiamo concluso così una veloce panoramica su come gestire la selezione in Python. Nel prossimo video ci occuperemo dell'iterazione, quindi del ciclo while.